Iniziamo? Dopo facciamo le foto dopo, alla fine. Iniziamo adesso, poi alla fine facciamo la foto, le mascherine, altrimenti... Allora, iniziamo. Buonasera a tutti e grazie per la partecipazione. Ringrazio tutti i presenti e ovviamente ringrazio anche i giornalisti in collegamento e dopo avremo l'opportunità di fare qualche domanda. Innanzitutto grazie, il mio ringraziamento in primis va a Giuseppe Piccioli, il grande maestro, un grande amico della nostra città, e grazie a un incontro passato con lui dopo la mia lezione. Non racconto tutta la storia, però siamo riusciti a portare di nuovo un film interamente girato ad Ascoli, un film molto importante. Ringrazio anche Riccardo Scamarcio perché è nata una bella amicizia e grazie a lui abbiamo avuto l'opportunità di portare questo film ad Ascoli nella nostra città e ci dà l'opportunità di uscire fuori dalle Marche, quindi ci darà visibilità, promozione a livello internazionale. Ringrazio Benedetta Porcaroli perché anch'essa ha scoperto una grande città mi tolgo la mascherina. Sì, e quindi se non già la faccio. E la ringrazio perché con grande professionalità portato arte in questa città con questo film. Ringrazio anche Well e tutto lo staff del film. Ovviamente voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, perché ovviamente per fare un film me ne sono accorto che c'è una grande macchina organizzativa e lavorativa con grande passione e con grande energia è stato fatto, quindi ringrazio tutti e voglio ringraziare anche alla mia sinistra l'assessore Giorgio Latini che con tutta la regione ci ha dato l'opportunità di portare questo importante film ad Ascoli. Ringrazio il presidente Angelo Galeati, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Cariap e gli assessori alla cultura Donatella Ferretti e al turismo Monica Ciarri e agli eventi Monia Vallesi. E ovviamente non mi dilungherò, però sono molto emozionato perché questo film porta ad Ascoli una sorta di cambiamento, l'opportunità di elevare sempre di più la città a livello di connessioni con l'esterno, sia in entrata che in uscita. Ci dà la grande opportunità anche di promuovere la grande ricchezza culturale, storica e artistica di Ascoli Piceno che in parte è stata un po' nascosta, però porta con sé un valore che è l'autenticità, ossia Ascoli è una città autentica. Chi viene ad Ascoli si innamora perché questo rapporto con gli ascolani di autenticità è un valore importante e vogliamo, come abbiamo annunciato già ieri, proiettare la città da qui a 20 anni. Quindi la città ha accolto questo film con un set importante, quindi anche per noi è stata una grande sfida per accogliere il film, perché è sempre difficile mettere insieme i commercianti, tutti i cittadini della città e gli avventori. Quindi è stato per noi un test importante, un test che stiamo superando brillantemente, e quindi vogliamo candidarci a
ospitare sempre di più film in questa città che possano essere strumento di promozione e strumento culturale interno. E poi ovviamente l'idea che è nata passando queste settimane insieme è quella di creare una scuola di cinema, ossia dare l'opportunità a giovani talenti a livello nazionale l'opportunità di formarsi con registi ed attori importanti nella nostra città. Quindi vuole diventare sede di istruzione sia per futuri attori che futuri registi. Mettiamo a disposizione il nostro teatro filarmonici perché possa essere sede sia di formazione ma anche di la possibilità di aprirsi a tutta la città. Quindi questo è un importante progetto che abbiamo buttato lì e mi auguro che venga accettato come già annunciato da Giuseppe Piccioni e da Riccardo Scamarcio, e ovviamente per noi si apre una fase nuova perché questo film, sono certo, lo dico chiudendo il mio intervento, che darà l'opportunità ad Ascoli di salire ancora una volta un gradino in alto, quindi l'opportunità di veicolarsi nel mondo, anche perché noi stiamo attraversando la ferita ancora. Abbiamo la ferita del terremoto del 2016 che purtroppo ha condizionato il futuro dell'area dell'Appennino centrale, delle aree interne. E attraverso la promozione cinematografica vogliamo non solo rilanciare, ma dare solide radici culturali per rinascere tutti insieme. Quindi veramente un grazie sentito, un grazie anche emozionato perché ho conosciuto oltre che dei bravissimi professionisti, ma delle bellissime persone. Quindi veramente grazie e grazie a tutti voi. Lascio la parola all'assessore regionale alla cultura, Giorgia Latiti. Buonasera a tutti, è un piacere veramente essere qui questa sera a rappresentanza della Regione. Porto i saluti ovviamente del Presidente Francesco Acquaroli, che ovviamente anche lui ha sostenuto l'iniziativa di far sì che questo film potesse essere girato qua ad Ascoli, al Meletti, e soprattutto da un regista anche ascolano, perché secondo me è quello. Questa è anche la bellezza, far tornare le nostre eccellenze nei nostri territori, nelle nostre Marche e dare valore a loro che già hanno avuto una visibilità a livello nazionale ed è bene comunque che la Regione valorizzi le eccellenze del proprio territorio. Come Regione Marche abbiamo contribuito ovviamente con un sostegno per la promozione turistica in questo caso, quindi è ovvio che i film sono oltre che cultura, sono anche turismo, sono anche promozione turistica, perché sappiamo che l'investimento pubblico che si fa poi sul territorio si raddoppia di 6 volte. Diciamo, poi dopo c'è veramente un moltiplicatore anche economico e quindi noi come Regione Marche investiremo molto, molto, molto sul cineturismo, sul cinema. Quindi io ho già iniziato un discorso di rinnovamento della Film Commission della Regione Marche, proprio per far sì che la nostra regione diventi una delle regioni, insomma, che si caratterizzano veramente per il cinema come hanno fatto tante altre regioni, perché abbiamo delle particolarità che possono far sì che la nostra regione diventi anche teatro di film, perché abbiamo dei luoghi fantastici.
Sappiamo, come già ci avete detto, che le troupe sono contente a girare nelle Marche, perché poi abbiamo dei luoghi anche a misura d'uomo, abbiamo dei luoghi accoglienti, e attraverso la promozione del cinema possiamo anche rilanciare la nostra regione da un punto di vista turistico e culturale. Quindi faremo ci saranno due finanziamenti, sia per attrarre produttori insomma di un certo livello, quindi fuori regione, dei produttori comunque importanti, ma anche un filone di contributi per anche premiare le case cinematografiche marchigiane, perché ovviamente dobbiamo anche puntare ad accompagnare i nostri artisti, i nostri registi marchigiani, per poi dopo farli crescere e per far sì che poi diventino, no, come abbiamo qua con un'esperienza, poi dopo che insomma crescano, come è accaduto per il regista Piccioni. Quindi abbiamo iniziato la programmazione comunitaria dei fondi proprio sul cineturismo, e ecco, la mia intenzione è veramente di mettere risorse importanti questa volta, perché purtroppo la Regione Marche sino ad oggi non ha mai investito sul cinema e non ci sono mai stati fondi importanti, ma soprattutto non continui. Se non si dà continuità ai bandi, alle risorse, è ovvio che il cinema nella nostra regione non cresce. Invece vogliamo che ci sia questa inversione di marcia, come la cosa che accennava il sindaco nel piano triennale della cultura, che è stato già approvato in commissione e che adesso presenteremo, insomma lo approveremo in consiglio regionale il 20, quindi la prossima settimana, il 20 aprile. Anche nel piano triennale della cultura c'è una parte proprio dedicata alle accademie di formazione degli artisti, e quindi è prevista anche un'academy regionale proprio sul cinema, e si parla anche di Cineporto, quindi chissà magari se riusciremo con questa iniziativa proprio a convogliare questa vision regionale proprio qua su Ascoli Piceno. Quindi a mio avviso, secondo me, bisogna, ecco, fare rete, fare sinergia, e questo film è stato possibile grazie alla volontà di più figure, di più enti, perché qua abbiamo veramente, penso che in questo tavolo ci sono persone che hanno a cuore veramente la crescita del territorio, e quindi quando ci si accomuna da questo filo conduttore, poi le cose si riescono a portare a casa e a realizzarle. Quindi è partito da una proposta di un marchigiano, di un ascolano, che ha trovato il consenso e il supporto di altre persone del territorio, e siamo riusciti, ecco, a portare questo film ad Ascoli, che sicuramente darà molto risalto al territorio per come merita, perché adesso abbiamo veramente bisogno di rinascita. E attraverso la cultura, attraverso l'arte, possiamo farlo, soprattutto adesso che Ascoli si candida come capitale della cultura. Quindi il sostegno della regione c'è, e ringrazio, ecco, a tutti coloro che ci hanno messo il cuore e passione per realizzare questo progetto qui sul territorio. Grazie a tutti, grazie. Bene, grazie. Ma io, prima di dilungarmi in tutti i ringraziamenti, volevo fare un po' di storia, un po' di sensazioni di quello che è stato per la Fondazione questo film, ma soprattutto quello che è stato anche per il presidente della Fondazione, perché devo dire che, guardando le varie foto che ci sono in giro, no, dei film che ci sono stati in passato, mi sembrava come se fosse una cosa che irripetibile. Una cosa passata in bianco e nero, una cosa che ormai non poteva far più parte di Ascoli. Nella realtà, poi, quando mi chiamò il sindaco e Giorgia nel dire: guarda che c'è Piccioni che ci ha chiesto di poter fare un film ad Ascoli, ho iniziato a credere che nella realtà forse tutto quello che era il mio background culturale riferito a questo tipo di attività nella nostra città era sbagliato.
Tant'è vero che poi ci trovammo a un pranzo qui insieme a Piccioni, il sindaco, Giorgia Latini, anche Riccardo Scamarcio, per parlare appunto di questo film. A quel punto mi è sembrato, diciamo, in qualche modo di cancellare ciò che avevo pensato fino a quel momento e di poter veramente rendermi partecipe nel realizzare una cosa di questo genere. Credo molto che le immagini spesso possano colpire molto più delle parole e quindi penso che, vista la bravura del regista e del cast, questo possa essere un film che possa lasciare il segno in chi lo guarderà. E spero anche che tutto il pubblico potrà riconoscere questa città che finalmente potrebbe trovare una prima fila di fronte a una popolazione che ormai l'ha un po' dimenticata. L'ha dimenticata per tanti motivi, un po' perché siamo fuori dalle rotte normali di comunicazione, anche se il sindaco si sta impegnando in tutti i modi, ci manca solo l'aeroporto e poi ormai ha tentato di metterci qualsiasi cosa. E quindi la promozione passa anche attraverso questo. Per me è la realizzazione di un sogno, per una casa di produzione la realizzazione di un film, per un regista l'espressione tramite immagini di una propria idea. E quindi io faccio un grande in bocca al lupo alla casa produttrice di questo film, perché spero vivamente che questo film possa essere di grande successo internazionale, perché così facendo la nostra città può tornare ad avere un posto, diciamo, nelle menti di tutti. E quindi che dire, diciamo, per la Fondazione Carisap questi 2 anni sono stati 2 anni di sforzo per cercare appunto di collaborare con la regione e con il comune nel riuscire a fare progetti insieme, e devo dire che questo sicuramente è un progetto per noi ben riuscito, di grande collaborazione, di apertura, senza nessun tipo di individualismo da parte delle istituzioni, e quindi siamo riusciti a lavorare e a portare a termine sicuramente una bella cosa. Vi ringrazio. È difficile dire le cose oltre i ringraziamenti, che ovviamente sono sinceri, perché nati in maniera anche imprevedibile. Da una chiacchierata col sindaco che ci siamo fatti una volta in un bar, che ci siamo incontrati per caso, non ci siamo dati appuntamento. Allora io ero abbastanza diffidente, perché ho detto: ma questo comincia, che dice che vuol fare delle cose belle ad Ascoli. Io avevo già avuto esperienze non così gratificanti, e poi invece pian piano, anche un po' grazie a una follia che mi accomuna un po' a Riccardo, che è il produttore, in un attimo abbiamo deciso: andiamo ad Ascoli, vediamo la città, vediamo il Caffè Benedetti, parliamo con le persone, con le istituzioni. Però eravamo convinti, ma mancava l'ultimo passo, no? Quel passo che ti porta dalla convinzione all'entusiasmo. E dicevo: è difficile raccontare in maniera non rituale cosa è stato per noi questa esperienza. Non solo appunto per l'accoglienza che abbiamo avuto dalle istituzioni che abbiamo citato, dai cittadini, ma soprattutto in un periodo come questo, no? Quello della pandemia. Pandemia, fortuna anche all'Ascoli Calcio, perché da quando siamo qua l'Ascoli si sta salvando, quindi abbiamo paura di andare via, perché vorremmo rischiare qualcosa. E a parte queste amenità, così abbiamo avuto un'esperienza molto intensa, perché la città ci è stata vicina, perché le persone che hanno collaborato con grande entusiasmo, perché abbiamo cercato anche noi di dare qualcosa, no? E di offrire nei limiti. Ci siamo anche scusati per i disagi, scusati perché spesso nessuno poteva entrare nel Caffè Meletti, perché
c'è un protocollo e purtroppo sia Riccardo che la produzione, che tutti quelli che hanno lavorato al film dovevano rispettarlo. Però abbiamo vissuto anche, lo ammetto, una condizione privilegiata, perché avevamo la città totalmente nella nostra disponibilità, che è una disponibilità che ci è stata generosamente permessa in un periodo difficile per tutti, no? Quindi sentivamo anche un po' la responsabilità e l'intensità di questa avventura. Per me è stata un'avventura, adesso al di là se il film poi avrà un grande successo internazionale o avrà successo soltanto in Europa, no, diciamo che al di là di quello che sarà il destino del film, che tutti noi ci auguriamo che sia, insomma, i sogni non sono vietati e i sogni a volte sono sostenuti anche dal coraggio, dalla libertà, no? La libertà di cui credo sono molto grato anche a Riccardo Scamarcio, perché conoscevo da tempo, in tempi non sospetti, quando proprio Riccardo aveva questa, no, questa specie di grande, felice successo, però anche di un cinema che sembrava molto diverso da quello che facevo io. No? Io assomigliavo al regista. Invece Riccardo ha avuto una grandissima evoluzione, perché Riccardo è un grande attore, ha un background di attore, ha studiato recitazione, ha un'intelligenza non comune, una passione non comune, lo dico veramente, una grande sorpresa per me conoscerlo prima, molti anni fa, con cui ho stabilito subito un rapporto di amicizia, averci lavorato insieme già in un film e ritrovarlo nell'insopportabile veste di produttore e anche di attore. Però invece come produttore devo dire, io ne so qualcosa di produttori, e devo dire che Riccardo ha veramente delle, non solo le carte in regola, ma qualcosa di più, ed è sorprendente il modo in cui lui è riuscito anche a sostenere questo film nel modo che io non potevo augurarmi di avere al meglio, così, al meglio di quello che mi è stato dato. Un film che è solido produttivamente, ma non è un film che fa, no, spese folli. Però abbiamo ottimizzato, anche grazie a quelle scelte che sono state fatte, che ci sono state rese possibili da voi, no? Perché avere il Caffè Meletti, adesso prima stavo guardando, mi ero distratto mentre parlavate, e dicevo, che bel caffè, bisognerebbe girarci il film. Ho detto, ma ce l'ha già, poi qualcuno mi ha detto, ce l'ha già girato. Eh sì, infatti abbiamo avuto un po' di tristezza a lasciare questo caffè dopo diverse settimane in cui abbiamo vissuto come se fosse la nostra casa quasi, no? Ovviamente facendo attenzione, rispettando un po' tutte quelle che erano, no, le norme, i protocolli e tutto quello che volete. Però davvero questa ambientazione nella cornice di una città come quella di Ascoli, ci sembrava di aver aggiunto alla storia qualcosa che desse un valore, appunto, moltiplicatore, dicevi Giorgio, no? È molto forte. E poi conoscere la città, conoscere le persone che hanno collaborato, che ci hanno dato una mano, che hanno lavorato con noi, hanno fatto anche gli attori, soprattutto condividere tutto questo con questo felicissimo cast di attori, cominciando da Benedetta Porcaroli, che è stata, per me ha scatenato un entusiasmo, quasi un amore direi, no? Se non fosse per gli aspetti anagrafici, così. Perché la conoscevo, mi piaceva, la stimavo anche, però dicevo, ma questa qua, chissà. Poi insomma è scoppiato un po' questo, devo dire, è una rivelazione assoluta. Riccardo, che conosciamo, ma non conosciamo come conoscerete in questo film, no, conosciamo molto bene, ha fatto tantissime cose importanti, soprattutto con Giuseppe Piccioni, e però... E Wael, che è stato una persona, un attore che io ho visto in un provino, e ho detto, ma questo è bravo, mi sembrava un po' una cosa strana, perché l'avevo conosciuto a tavola, non parlava mai a tavola, e ho detto, ma
chissà cosa pensa. E poi dopo invece ho scoperto che lui parla, e parla soprattutto, recita, e dice cose in maniera molto appropriata. Insomma, il cast è molto interessante, questo film, è molto, un cast molto bello, bello con cui, un cast bello con cui convivere, con cui condividere queste settimane. Possiamo dire, magari il caso dirà una parola agli altri attori, è così. Io mi sottraggo al mio stesso, alla mia stessa logorrea, e lascio parlare le star. Va bene? Poi dopo, se avete domande, vi dirò tante altre cose, anche che riguardano le cose negative che ci sono state per me, Riccardo. No, non è vero, scherzo. Allora, vuoi parlare, dire qualcosa? Allora, Gaël Sarsoup è un attore francese, si è dimenticato di dire, parla ma recita anche in italiano. Lui, diciamo, è quello che si è ambientato meglio di tutti, perché è stato praticamente un lunghissimo periodo ad Ascoli senza lavorare, e per via appunto della pandemia non potevamo, quindi è arrivato qui, quando siamo arrivati noi qui? L'8 marzo? Il 9, quindi dal 9 ha cominciato a girare ieri, per farvi capire, quindi è diventato ascolano. Ogni tanto ci mandava foto di casa di altre persone che aveva conosciuto. Quindi lui, come Ascoli, scusami, Gaël, tu che sei di Lyon, ok? Gio. Grazie, è stato un piacere. Ascoli mi hanno accolto benissimo, mi sono trovato incredibilmente bene qui, cioè, come ha detto Riccardo, ho avuto tanto tempo libero per scoprire lentamente, vivendo, bevendo, eccetera, eccetera, eccetera. È veramente una città che porta il mio cuore adesso. Dalla montagna sono andato a San Giacomo, a San Marco, ho fatto camminate, sono andato a San Benedetto anche col Covid, vabbè. Io sì, che devo fare? Rimanere all'albergo? No, è una città bellissima così. È vero che mandavo delle foto, delle video, delle persone che ho incontrato, dal barista di qui, dal Meleti. Ciao ragazzi, cammino in strada e facevo ciao, come stai? No, sì, tornerò sicuramente. Sono stato molto fortunato, c'è il Covid, in Francia è molto peggio che qui, è più stretto, più difficile, diciamo. Ad Ascoli ci sono i mariti. Cosa lascia? Una cosa devo scegliere, vabbè. Il caffè con la risata Meleti a mattina, c'è la piazza vuota a notte, bellissima, gli arcadi. Alcune cose che non posso dire adesso per ragioni della clausa del film, diciamo. Grazie mille a tutti che guardare questo video della Colto, veramente mi sono innamorato di questa città, anche Roma e Ascoli per me sono... Quando Ascoli era Ascoli, Roma era Pascoli. Bravo! Ma veramente, ragazzi, arrusta furia. Bene, allora dico qualcosa, no? Quello che volevo dire è che, come ha detto giustamente Giuseppe prima, questo è un momento molto difficile in cui appunto veniamo da un anno chiusi dentro una casa, quindi già l'idea di fare un film e farlo non nella nostra città era sicuramente elettrizzante. Devo dire che sono rimasta molto, molto colpita dalla naturalezza che gli ascolani hanno nel relazionarsi con sì, diciamo, i turisti, però delle persone che vengono da altri posti, e che fin da subito abbiamo avuto questo senso di estrema gentilezza, accoglienza, entusiasmo rispetto al fatto che eravamo qui e che appunto stavamo facendo un film, e si sentivano un po' parte anche loro di questo progetto a cui noi teniamo moltissimo, ma abbiamo percepito un grande calore e un grande trasporto anche da parte delle persone, insomma, che hanno collaborato qui.
e di questo sono molto contenta. Poi appunto abbiamo girato un mese che era zona rossa e quindi ce la siamo vista proprio completamente deserta, e a tratti sembrava di vivere insomma un sogno in una bolla, perché vediamo questa piazza deserta. È un film molto intenso, è stato molto emozionante, sicuramente il luogo ci ha rimandato, ci ha aiutato moltissimo a rimanere concentrati, a sentirci tutelati e ben voluti, soprattutto, che non è mai scontato, e questo ti permette, come dire, svuotando la testa e concentrandoti su quello che devi fare. E detto questo, poi io venivo da una città molto grande, abituata a stare a Roma, ho anche paura, ho detto, oddio, un mese e mezzo in una città molto più piccola, chissà come sarà, e non ho mai avuto difficoltà, devo dire che la lascio con grande malinconia da un certo punto di vista, perché in qualche modo mi sono abituata alla comodità di conoscere un po' tutti, di avere i posti abituali dove vai. A Roma è dispersiva, Roma è come vivere insomma in un posto dove non ti incontri per caso neanche per sbaglio. E questo clima, questo microclima familiare così caloroso mi ha dato una grande mano per, come dire, per rimanere nel cuore del film e per metterci ancora più amore. Detto questo, insomma, no, abbiamo conosciuto anche noi, siamo molto contenti di aver conosciuto delle bellissime persone, sono tutti molto carini. Non riesco a dire altro, perché veramente quando mi chiedono come ti trovi, dico, sono talmente carini che non riesco a dire... Cioè è strana questa cosa, beh, a Roma appunto c'è una varietà, c'è una fauna a tratti anche molto faticosa, quindi trovare insomma delle persone così disponibili e entusiaste, ogni volta che entri in un posto ti sorridono, sono contente, parlano con te, ci ha messo sicuramente nella condizione di lavorare meglio, poi in un posto unico, il Meletti, con questo Liberty che ci riporta un po' indietro nel tempo, è stato tutto molto emozionante. Detto ciò, i nostri ragazzi di Meletti, che sono stupendi, che sono stati tutto questo mese e mezzo, facciamo un applauso allo staff di Meletti, alla sacrosanta pazienza dello staff di Meletti. Anche noi mancheremo a loro, e assolutamente sono convinta di questo, anche perché appunto in un momento così è come se ci stessimo dando una mano a vicenda, non ci sentivamo più soli. Sicuramente a Roma questo sarebbe stato un altro film con un altro clima e con una condizione molto meno familiare rispetto a quello che poi è stato. Noi ci troviamo effettivamente in una situazione di sospensione assoluta. Credo che l'impatto, il ritorno alla realtà sarà in qualche maniera faticoso, perché effettivamente qui appunto eravamo in una situazione particolarmente confortevole. E poi insomma sono felicissima di aver avuto la fortuna di poter lavorare con il nostro maestro qui, con cui è nato un grande amore che prima o poi vi ufficializzeremo, diciamo. E con Riccardo, che veramente ci ha messo nelle condizioni migliori per poter raccontare questa storia al meglio, ma anche tutti gli altri attori. È una storia d'amore, è una storia che insomma in Italia è difficile trovare un film che parli veramente di amore, di una storia insomma che attraversa il tempo e lo spazio e che in qualche maniera rimane sempre attuale, anche se parliamo di un film che risale insomma a tanto tempo fa, e spero insomma che abbiamo fatto un bel lavoro, spero di non averti rovinato il film, visto che adesso lui l'ha detto in maniera carina, ma la verità è che a noi non ci dava una lira a nessuno, c'era dei dubbi pazzeschi, ah ma quindi sei simpatica, e spero di non avergli rovinato il film. A parte questo insomma sono molto contenta, vi ringrazio a tutti moltissimo e torneremo da turisti e mi sentirò un po' a casa. Grazie. Vabbè, brevemente dico due parole anch'io, in questa mia doppia veste di produttore e attore protagonista del film, mi devo aggiungere a tutti i miei amici e compagni di questa avventura nel ringraziare chiaramente le istituzioni, nella fattispecie Marco, che è stato veramente, siamo diventati amici perché avete veramente un bellissimo sindaco, e
si è dimostrato sensibile. Poi noi peraltro siamo venuti qui, ma avevamo già, diciamo, un accordo chiuso con la Lazio Film Commission, quindi diciamo è stato anche, ovviamente abbiamo dovuto rinunciare a quello e venire qui, abbiamo preferito ambientare il film qui per ragioni proprio estetiche e anche logistiche. E poi io sinceramente, quando Giuseppe, mentre in un delirio a novembre eravamo sotto stress perché dovevamo affrontare problemi, insomma, per poter cercare di far partire il film a marzo, in questo delirio, un'emergenza, non vi tedio con cose specifiche, mi dice: ma perché non andiamo ad Ascoli? Gli dico: dai Giuseppe, ti prego, dai, mo andiamo ad Ascoli, cioè, come faccio, come ti viene in mente? Ma sei matto? Ma tu hai mai visto Ascoli? Dico: ma non sono mai stato allo stadio a vedere la partita dell'Andria due volte, ma insomma, ho visto solo lo stadio di Ascoli. E lui mi dice: no, ma ti mando delle foto. Mi manda le foto, dico: sì, vabbè, dai, poi ci sentiamo domani, era tardi di sera. Mi manda le foto, Fido, Caffè Meletti, la piazza, Piazza del Poli. No? Puntini, puntini, non si può dire, parolaccio non si possono dire. Cribbio, ecco, esatto. Cribbio, però pure Cribbio suona male, lo diceva qualcun altro. E quindi dico: ma è bellissimo, ok, allora venerdì andiamo ad Ascoli. E così, insomma, poi abbiamo cominciato a... siamo stati accolti benissimo da Giorgia anche. Insomma, è tutta la giunta comunale, regionale e dalla fondazione, ovviamente. Per cui... Ma la cosa che è importante è che il cinema ha questo potere. Quindi quando parliamo di promozione del territorio, il cinema, noi abbiamo ambientato una storia qui, una storia d'amore ambientata nel 1938, che va dal 38 al 40. Per cui devo dirvi che essere vestito con questi abiti, no, anni 30, parlarsi in un certo modo, rispondere ad Antonio Salines, che è un attore del film, che è un cliente affezionato del ristorante del film, che è un vecchio professore e che ha dovuto accettare, diciamo, questa condizione del regime fascista, perché chiaramente siamo durante quel periodo, pur e donare i miei ragazzi. Per cui diciamo c'è una architettura veramente prendesse vita e ritornasse al periodo in cui il film è ambientato. Per cui diciamo la promozione del territorio non è una promozione, facciamo lo spot con i droni, vediamo quanto è bella la regione Marche, vediamo quanto è bella Ascoli, ecco, no. Il cinema entra nell'inconscio delle persone. Chiaramente, se si tratta di un cinema, come in questo caso, fatto, scritto e creato e diretto da un autore come Giuseppe Piccioni. Per cui, ecco, questo è, voglio fare questa precisazione, perché se no si ha sempre quest'aria un po' da fiera, di promozionale, di con tutto il rispetto per i salumi, insomma. No, però ecco, diciamo, noi creiamo emozioni, sentimenti, energia principalmente, quindi questo è il modo più potente per entrare in comunicazione e in empatia con l'inconscio delle persone. Il cinema ha questo potere. E i luoghi, anche per noi, avremmo dovuto ricostruire questo posto a Roma in un teatro di posa e non sarebbe stato lo stesso per niente. Per cui ecco, io voglio veramente dire che, insomma, poi c'è un'altra cosa che chiudo. Questa città ha una cosa veramente speciale, secondo me, che è grande abbastanza da non completamente annoiarsi. Cioè, c'è una vita a piedi qui. Funziona tutto a piedi, uno cammina a piedi, fa delle cose a piedi, è tutto a piedi, sempre a piedi, ma non, cioè, è grande, non è che fai a piedi così, no, è grande, quindi questa vita si stabilizza e credo che sia proprio un po' una cosa speciale dal punto di vista architettonico, non lo so, perché poi ci sono delle stradine con dei palazzi alti, quindi hai l'impressione di stare in una città dove si va a piedi, ecco, sospesa nel tempo, per cui insomma... Come
abbiamo ispirato sugli autisti, su i runner che devono fare i pick up agli attori, tutti a piedi. Per cui niente, grazie davvero, grazie a tutti quanti, grazie ai ragazzi del Caffè Veletti qui che ci hanno... Luca, prepara un gin tonic, che c'ho la secchezza delle fauci. E un grazie a Giuseppe Piccioni, che veramente è proprio, diciamo, l'ideatore, il motivo... E siamo diventati prima amici e lui, un'amicizia che dura da tanti anni e poi abbiamo lavorato insieme. Quindi quando due sono... Perché lui è piceno, io sono di Andria, siamo tutti un po' adriatici, quindi è vero che siete bravi, bravissimi, gentili, accoglienti, però diciamo anche due parole un pochino su quell'arcignosità che ogni tanto viene fuori, che non è che siamo tutti rose e fiori qui, i piceni, gente tosta, gente tosta. Io ve lo garantisco, avendo avuto a che fare con lui, mamma mia... Grazie, grazie mille. Mi ha sentito una delle rare volte che ho alzato la voce sul set, mi ha detto: ma tu non sei di Ascoli, sei di Cerignola. Grazie ancora e ovviamente con me ci sono gli assessori che hanno collaborato al film, ringraziando il lavoro dell'assessore alla cultura Donatella Ferretti, l'assessore al turismo Monica Acciari e l'assessore agli eventi Monia Vallesi, ringraziando loro. Se ci sono delle domande, altrimenti chiudiamo. Perfetto, buonasera a tutti. I Natalisti Radio Ascoli. Ah. Siccome l'ho intervistato due volte, non sono riuscita a capire nulla della trama del film. E allora adesso un pochino l'ha già detto lui, però. L'ombra del giorno è una storia ambientata sul finire degli anni 30 ed è una storia particolare perché è una storia d'amore ambientata, insomma, sullo sfondo, no, di un contesto che sono quegli anni fatti anche di illusione, però perché in quel momento il fascismo ha consolidato un grande consenso in tutto il paese, l'opposizione è abbastanza silente o migrata all'estero e tutto sembra promettere, no? Anche gli osservatori internazionali vedono la politica del fascismo come una politica che ha dei risvolti interessanti come modello. C'è pure, si chiama L'ombra del giorno perché di lì a poco, attraverso le leggi razziali, poi l'approdo alla dichiarazione di guerra di quel giugno di tanti anni fa, del 1940, qualcosa si comincia a crinare, a spezzare, no? E ovviamente su questo sfondo noi abbiamo costruito una storia, è una storia d'amore, è una storia che ovviamente non è che si svolge in questo contesto in maniera settica, questo contesto vive e respira nella storia. E diciamo che mi piacerebbe che il film appunto avesse il suo segno particolare, ecco, non prevedibile per tanti aspetti. Mi piacerebbe anche che lo scopriste e che non fossi costretto a fare delle dichiarazioni di intenti. Perché poi è un film, soprattutto questo, no? Come diceva Riccardo, è emozione, è cultura, è un'energia, è qualcosa di molto diverso da quello che a volte noi immaginiamo, no? Il film è fatto di correnti sotterranee, il film hanno un segreto, a volte il film non puoi spiegare un film raccontando la trama. Cioè, tra le pieghe della trama ci sono delle bellezze di un film, è come quando hai una valigia che ha un sottofondo, no? Un doppio fondo, no? I film belli sono quelli che hanno un doppio fondo, che non sono semplicemente riassumibili in una frase, ma che al di là della storia hanno qualcosa. Voi sapete che se io sono capace di dipingere una casa sul mare, magari la mia casa sul mare va a finire in una osteria o trattoria, no? E già sarei gratificato. Uno stesso pittore che dipinge una casa sul mare
magari va al Louvre, no? Oppure va a New York. Quindi ecco, perché? Perché c'è un segno, ma non è semplicemente il soggetto, l'argomento che dice qualcosa di significativo su un film, è il segno personale di un regista, degli attori, questa complessa e difficile avventura che è il cinema, perché è fatta del massimo di previsione, di disciplina, una disciplina non stupida ma condivisa, e nello stesso tempo è qualcosa di difficilmente governabile, perché aveva a che fare con del materiale umano, risorse umane, insomma, no? Hai a che fare col tempo, se il tempo no, ti corrisponde o non corrisponde, magari ti regala qualche altra cosa che non prevedevi e che magari aggiunge ricchezza alla tua esperienza. Un film è questo, è fatto di... è un regalo, è un dono, è un prototipo di qualcosa che non esiste prima di averlo fatto. E noi ci abbiamo messo tutto il nostro, quel poco di talento che abbiamo, le risorse emotive, produttive, finanziarie, professionali, artistiche, il concorrente. È vero che anche la persona che fa un piccolo ruolo sente di dare un contributo. Guardate che non esiste una cosa così intensa e così significativa come l'avventura di un film, dove anche la persona che fa il lavoro più umile sente di essere parte di questa strana, maledetta ciurma che no, intraprende questo viaggio. No? Tutti quelli che sono qui, insomma, anche come si diceva prima, i ragazzi del Meletti, i collaboratori, quelli della troupe, no? Veramente tutti sentono questo film come proprio. Voi siete il film, ve lo dico con molto... anche se forse non avrete, no, i riconoscimenti che meritate, però tutti voi, Gianni, De Felice qui, insomma tutte le persone, Erika, Vanessa, Andrea, Luca, insomma tutti sono il film. Il film è questo, il film è, anche per me poi il film è più l'esperienza del fare film. Poi c'è la cosmesi, c'è il montaggio importantissimo e tutto il resto. Però faremo in modo che questo film non passi sicuramente così in secondo piano, e siamo fiduciosi che ci possa avere un destino importante. Speriamo, lo speriamo vivamente. No, è un film fatto per, chiaramente per la sala, quindi diciamo aspetteremo la riapertura delle sale per poter, cioè, chiaramente insomma, adesso vedremo, poi per un festival, certamente, speriamo. Vabbè, veramente, due domande al volo per Piccioni e due domande al volo per Scamarcio. Due, ma proprio al volissimo. Vabbè, magari le riassumiamo. Allora, Piccioni, volevo sapere se per caso anche questo film affronta l'argomento controverso della discriminazione razziale. Discriminazione razziale, quindi in questo caso degli ebrei, e perché questa scelta proprio nella sua città. Seconda domanda, se, e mi conferma che va al Festival di Venezia, lo porterà al Festival di Venezia, invece per Scamarcio chiedo se ti senti attore o produttore, e poi chiaramente se c'è qualcosa nel personaggio che interpreti che ti appartiene particolarmente. Grazie. Ah, io volevo ricordarmi anche di ringraziare tutti voi, ma anche qualcuno della mia famiglia che è qua, che mi sono stati molto vicini. E volevo dire, sì, il film racconta nell'ambito di questa storia, non può evitare di raccontare quel passaggio abbastanza oscuro nella nostra storia, che sono state le leggi razziali nel 38. Infatti non è un caso che il film inizia in quel periodo. E l'altra domanda? Se andremo a Venezia, chi lo può? Non sappiamo, perché abbiamo veramente, non abbiamo fatto nulla, stiamo ancora girando, quindi ci manca una settimana, non lo sappiamo, vedremo se riusciremo a finire in tempo, probabilmente riusciremo anche, vorranno vederlo, perché credo che insomma sia Riccardo che a me è capitato di avere questo precedente difficile, però è entusiasmante anche quello, vedremo. Ah no, vabbè, quelli sono due mestieri apparentemente molto diversi, ma in realtà
che così come lo faccio io, nel senso mi piace fabbricare le cose, questo rapporto proprio un po', diciamo, del lavoro, no? Quindi del lavorare. Quindi non è, fare un film, produrre un film è una cosa che, insomma, come lo faccio essere un produttore indipendente, ecco, come si dice, e avere una sorta di slancio, di coraggio, di rischio e di assunzione di responsabilità al tempo stesso, anche a delle incognite, insomma, imprevedibili. E però è un lavoro che ti fa capire, insomma, che devi accettare il compromesso. Ecco, quindi che è una condizione non propriamente dell'attore, che giustamente invece cerca sempre, è sempre esposto ed è sempre in prima fila, ecco, però è la punta dell'iceberg, è l'attore, e poi sotto quello che si vede, dietro tutto quello che si vede, c'è un lavoro di organizzazione, di preparazione, di abnegazione, di sforzi economici, fisici, psichici, enormi, maestranze, falegnami, elettricisti, macchinisti. La città ha avuto modo di vedere, diciamo, che cos'è fare un film, anche perché, diciamo, la nostra scenografa ha lavorato qua in piazza, hanno costruito dei pannelli che dovevano, come dire, simulare i negozi degli anni 30 di fronte, che erano in scena, e hanno visto come si fa. Quindi, diciamo, ci sono tanti lavori. Sì, poi è bello in questo senso, diciamo, io vengo dalla scena, no? Quindi sono un produttore anomalo, perché conosco la scena, la conosco nel senso che ho passato più tempo su un set che da qualsiasi altra parte nella mia vita, e quindi questa sinergia, quando trovi poi un regista come Giuseppe, che è sempre pronto a cambiare, quindi il film è un animale che si modifica mentre lo si fa, e bisogna essere molto pronti a cambiare, bisogna essere elastici mentalmente, avere un grande senso di, insomma, di compromesso. Il personaggio che interpreto, Luciano, è un personaggio, sì, ci sono tantissimi punti di contatto, questo, tanto mi piace come si veste, perché comunque gli ambiti, c'è un certo piacere, è un uomo d'altri tempi, ecco, dotato di un grande, secondo me, di un senso interno profondissimo, anche molto, è un personaggio molto introverso, ecco, io forse invece sono più espansivo di Luciano, però c'è un punto di contatto simile rispetto a quello che è un senso di giustizia, ecco, e di onestà, che è una cosa che va coltivata, ricercata, protetta, non è che uno lo dice, cioè, poi commettiamo anche degli errori sempre, tutti i giorni, però ecco, come obiettivo, come idealmente uno si immagina debba essere un uomo, in questo caso intendo un uomo, un maschio, poi si può dire maschio ancora o non si può più dire manco maschio? No. Vabbè, basta. Grazie a tutti, grazie. Però vabbè, noi dobbiamo andare perché abbiamo un'altra cosa da fare, però un paio di domande possiamo rispondere. Come si fa lì? Si legge? Ah, ecco. Ok, può fare la domanda? Sì, sentite? Sì. Pietro Lucadei della Presso Tu. Per il maestro Piccione e per Scamarcio, vista la bella esperienza di questo film, sentite le disponibilità sia della fondazione che dell'assessore regionale, del sindaco, anche per future esperienze, tornerete qui nel Piceno e poi, facendo riferimento che girerete anche qualche scena alla Sentina,
diciamo vicino al mare, per girare anche qualche film con qualche scena anche a San Benedetto del Tronto. Grazie. Sì, giriamo una scena proprio la prossima settimana alla Sentina. Lei lo sapeva già, però. No, è una scena che giriamo che è importante, decisiva, in quella cornice di questa specie di oasi naturale, no? Molto interessante, perché a due passi, e devo ammettere anch'io, nonostante le mille volte che sono stato a San Benedetto, non avevo mai visto in quei luoghi specifici che abbiamo scelto per i film. Quindi torneremo nel Piceno e torneremo, io spero che torneremo anche a fare film, chi lo sa, insomma, sicuramente sarà, una volta si diceva, non è che un inizio, no? E quindi spero che anche, insomma, possa esserci, come è accaduto forse anche quando ho fatto il mio primo film, come è accaduto a Riccardo nei suoi luoghi d'origine. Speriamo che molti giovani possano trovare coraggio, desiderio, capire che questa strada è percorribile, non deve essere una strada solo fatta di un'avventura piena di ostacoli, di ombre, eccetera. Deve poter essere anche una strada possibile, no? E noi glielo auguriamo e faremo qualcosa anche perché si creino le condizioni per questo. Un rilancio, insomma, della cultura, del cinema. E poi non è che piace moltissimo parlare, perché quando si parla di cultura è un termine talmente complesso, no? No, parliamo della ricchezza che c'è nella vita di tutti e che tutti hanno diritto a una possibilità di manifestarsi, no? Ognuno deve manifestarsi, deve stabilire chi è e manifestarlo al mondo, manifestarlo attraverso il suo lavoro, ma manifestarlo anche attraverso manifestare la propria sensibilità, le proprie inclinazioni, le proprie qualità e magari manifestare meno le parti peggiori. Ecco. Grazie, era questo. Allora, le altre domande sono state fatte, quindi l'unica che L'unica è: Piccioni, del grande Black ad oggi, come è cambiato? È cambiato Piccioni il cinema. Io sono sempre quel regista affascinante, anche un po' sexy. No. Sono molto cambiato. Devo dire anche... Questo film è servito anche a restituirmi un po' di entusiasmo, lo devo molto a Riccardo, questo entusiasmo, questa sensazione di avere un produttore che è anche un compagno di strada. Potrei anche commuovermi parlando di Riccardo. Anche potrebbe dire anche a me che è il segno che stiamo invecchiando pure. Stiamo sbagliando tutto. E allora, devo dire francamente, non so che è successo, però io penso che nei nostri, anche nei rapporti con le persone che sono qui, no? La franchezza, cioè senza le finzioni, secondi fini, senza mascherare le proprie idee, occultarle, le proprie diversità, no? Penso che noi abbiamo avuto questa, io ho cercato di conservare questa sorta di, così, anche un po' così, anche un'illusione in molti momenti, di lealtà, no? Che non vuol dire che io sia, sono quasi perfetto, ma diciamo che ho molti difetti anch'io ho delle vanità, i registi poi si sentono sempre incompresi, no? Queste cose. Però ho cercato di conservare questa lealtà, questa idea che questo lavoro si può fare anche non vergognandosi di se stessi, no? E si può e si deve fare così. E la vorrei fare ancora di più che di prima, no? E vorrei che in Italia, insomma, le persone possano esprimersi senza dover nascondersi, no? E quindi davvero lo auguro a tutti questa esperienza.